tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cresce l'attesa per la sentenza che vede imputati Igli Mete e Mario Mema al processo per la morte di Ismaele Lulli, il 17enne barbaramente ucciso a Sant'Angelo in Vado nel 2015. Niente poliziotti dentro gli ospedali di Pesaro e Fano, lo ha deciso il prefetto nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza. Giro di vite per gli abituè della sosta temporanea nella rotatoria di Ponte Maggiore al Pincio. Fanno di nuovo al centro di un'importante esercitazione di protezione civile, attesi in città oltre 300 volontari. Una scuola di danza fanese vince in Spagna il prestigioso premio Barcellona Dance Award. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, benvenuti sul canale 17, c'è l'informazione locale Occhio alla Notizia. C'è attesa a Pesaro per la sentenza che vede imputati Igli Meta e Mario Mema, accusati di aver ucciso nel 2015 il 17enne di Sant'Angelo in Vado, Ismaele Lulli. Sta seguendo per noi le ultime fasi di questo processo Lino Balestra, che vedo collegato all'esterno del Tribunale pesarese. Buonasera Lino. Buonasera Marco e buonasera a tutti i telespettatori. Siamo qui davanti al Tribunale di Pesaro in attesa che escano i giudici, una Camera di Consiglio lunghissima, oltre le 6 ore, una giornata lunga per questo processo che vede oggi la sua conclusione per il primo grado, iniziata alle 10:30 di questa mattina. Noi eravamo qui con le nostre telecamere, mancava l'arringa dell'avvocato Taormina, dopodiché i giudici si sono ritirati. In Camera di Consiglio noi abbiamo raccolto le impressioni proprio all'inizio di questa giornata così difficile, così importante anche, della mamma di Ismaele, nel servizio che abbiamo registrato questa mattina, che prego la regia di mandare in onda e poi ritorneremo qui davanti al Tribunale. Prego. Udienza finale oggi al Tribunale di Pesaro per l'omicidio di Ismaele Lulli. La Corte d'Assise, dopo l'arringa dell'avvocato Taormina, dovrà pronunciarsi sulla richiesta di ergastolo avanzata dal PM Lillio per i due imputati dopo 4 ore di requisitoria il 15 marzo scorso: Igli Meta, esecutore materiale del delitto, e Mario Mema, suo complice e presente sulla scena del delitto. Alle 10:20 fanno ingresso al tribunale i due imputati, prima Mario Mema e dopo pochi minuti Igli Meta. Sguardo basso, volto teso per Mario, un breve sguardo alla mamma presente all'udienza. Presente un'altra mamma alla stessa udienza, la mamma di Ismaele, che oggi saprà finalmente la verità e se gli assassini avranno il massimo della pena, come lei stessa aveva sempre chiesto. E aspettiamo questa sentenza, siamo fiduciosi perché io e mio figlio crediamo nella legge e lui oggi è qui presente, quindi sono certa che i criminali andranno dentro, perché i criminali devono stare dentro, non devono più far male a nessuno. Igli Meta e Mario Mema, due figure diverse e con coinvolgimenti differenti nell'atto delittuoso, ma legate indissolubilmente per uno dei delitti più efferati mai eseguiti nella provincia di Pesaro. Nel boschetto, a 50 metri dalla chiesetta sulla collina di San Martino, in Selva Nera, i due albanesi hanno attirato Ismaele per un chiarimento. La sua unica colpa, una relazione amorosa segreta con Ambera, 19enne macedone, fidanzata al tempo di Igli. Igli sferra un fendente al collo del ragazzo che quasi lo decapita, mentre Mario si dà da fare per cancellare le tracce e probabilmente occultare assieme a Igli il corpo della vittima, gettandolo in un dirupo.
Oggi atto finale di questo processo arrivato a sentenza, accompagnato sempre dalle dichiarazioni della madre Deborah, che a gran voce ha chiesto che gli assassini del figlio marciscano in carcere. Sono molti i colpevoli di questo delitto, ma pochi sono sul banco degli imputati, lo afferma Carlo Taormina, che assieme al collega Asole tenterà di smontare la tesi accusatoria e scongiurare l'ergastolo al suo assistito, mentre il collegio difensivo di Mario, per evitare il massimo della pena, punta sulle attenuanti, come l'età e la partecipazione marginale al delitto come ruolo di palo. Ora non resta che attendere il verdetto dei giudici. Sì, ecco, appunto, siamo in attesa di questo verdetto. Il PM ha chiesto l'ergastolo per ambedue. Vediamo e vedremo e sentiremo dalle loro parole se quello che gli avvocati del pool difensivo hanno portato come motivazioni per mitigare questa sentenza. E noi abbiamo sentito poco fa, proprio qui in entrata del tribunale, uno dei due difensori di Igli. Sentiamo le sue parole, le sue aspettative e in base a quale concetto ha orchestrato la difesa del suo assistito. Sentiamo le parole del suo avvocato. Quello che noi ci aspettiamo è che escano fuori da questo processo tutte quelle che sono le suggestioni o i populismi. Ecco, noi ci auspichiamo che la Corte d'Assisi valutino quelli che sono stati i riscontri oggettivi acquisiti e quelli invece non acquisiti. Siamo pienamente convinti che è un processo che lascia parecchi dubbi, è un processo che non ha un esito scontato. Naturalmente noi non condividiamo quella che è l'impostazione della Procura circa la sussistenza delle aggravanti contestate. Ci riferiamo in particolar modo alla premeditazione e alle sevizie. L'abbiamo dimostrata l'insussistenza con riscontri oggettivi, perizie di parte, richiamando prove che si sono formate in aula, che è la sede naturale dove si deve formare una prova, e quindi sulla base di questi riscontri oggettivi riteniamo non sussistenti queste aggravanti. D'altro canto riteniamo invece entrambi i soggetti, qua non mi riferisco solamente a Igli, meritevoli della concessione delle attenuanti, quantomeno le generiche. Nessuno si deve scordare che, quantomeno per Igli, lui è quello che ha fatto ritrovare l'arma del delitto, è colui che ha fatto ritrovare il cellulare di Ismaele ed è colui che ha mantenuto una versione dall'inizio sino alla fine. Quindi questo fa propendere tutto per una pena giusta, che certamente, considerati tutti questi elementi, considerata la giovane età anche dei soggetti, ahimè, purtroppo coinvolti, fa propendere per la non concessione dell'ergastolo. Bene, questo era il parere dell'avvocato. Noi per il momento restituiamo la linea allo studio perché non ci sono aggiornamenti ulteriori. Attendiamo che il giudice Marinelli, il titolare del processo, esca dalla Camera di Consiglio e pronunci appunto la sentenza, sotto gli occhi naturalmente della mamma Deborah, degli amici di Ismaele e di tutti quelli che stanno assistendo e seguendo questo processo. Allora, rimani lì quindi Lino Balestra. Nel caso in cui la sentenza dovesse arrivare nel corso di questa edizione del telegiornale, naturalmente chiedici pure la linea. Grazie, e adesso andiamo avanti con il giornale. Benissimo. Niente poliziotti dentro gli ospedali di Pesaro e Fano, lo ha annunciato il prefetto di Pesaro Luigi Pizzi nel corso di una riunione, di un comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto questa mattina in prefettura a Pesaro. Riunione straordinaria stamattina in prefettura Pesaro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Luigi Pizzi, alla presenza di tutte le più alte cariche rappresentative e dei vertici dell'azienda ospedaliera Marche Nord, per discutere della situazione della sicurezza dentro e all'esterno del presidio ospedaliero cittadino, anche in relazione all'episodio di aggressione avvenuto il 7 aprile scorso all'interno del pronto soccorso ed in relazione al quale sia i sindacati delle
professioni infermieristiche di Pesaro e Urbino, sia la stessa direzione generale dell'azienda ospedaliera, aveva chiesto di istituire un presidio di fissa polizia all'interno della struttura sanitaria. A tale riguardo è emerso che la carenza di personale presso gli uffici della Polizia di Stato della provincia e la contemporanea esigenza di garantire altre priorità non consentono al momento di assecondare tale richiesta, ma che verrà intensificato il servizio di vigilanza nell'area ospedaliera, che comprende altri obiettivi sensibili quali la stazione ferroviaria e la zona di via dell'acquedotto. E inoltre, di comune intesa, si è stabilita l'attivazione di sistemi di collegamento in teleallarme tra i locali del pronto soccorso e le sale operative delle forze di polizia. Inoltre, in relazione ai recenti episodi di comportamenti molesti dei parcheggiatori abusivi, specie in determinate aree del centro urbano antistante l'ospedale, si è stabilita l'attivazione di servizi straordinari di controllo da parte della Questura e della Polizia Municipale, volti a prevenire tali condotte. C'è stato un incidente autonomo oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30, sulla strada dei Colli, nei pressi di Calantara, nel Pesarese. Un'auto con due giovani ventenni a bordo, un ragazzo che si trovava alla guida e la sua fidanzata, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo lungo il rettilineo mentre viaggiava in direzione Pesaro Trebbiantico. L'auto ha terminato la sua corsa contro un albero. Per i due occupanti, fortunatamente, le conseguenze non sono gravi, solo molto spavento e qualche contusione. Si trovano all'ospedale San Salvatore di Pesaro per accertamenti. Sul posto la Polizia Municipale di Pesaro, il 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco. E adesso invece veniamo a Fano, perché nelle ore di punta la rotatoria di Porta Maggiore, quella che si trova davanti all'Arco d'Augusto di Fano, si trasforma in una specie di parcheggio temporaneo per auto. Sono molti infatti gli automobilisti che, in attesa di caricare a bordo qualcuno, ne approfittano per una sosta temporanea. Scusa. Le tantissime macchie presenti sul selciato dimostrano quanto questo punto sia utilizzato per fermarsi, sostare brevemente, per prendere i ragazzi che escono dalle scuole per una breve commissione in centro. Nei pressi di questa rotatoria, proprio all'incirca, diciamo, vicino ai panettoni che abbiamo appena messo, molte persone parcheggiano. Allora, l'appello che faccio è a non parcheggiare più, perché siamo all'interno di una rotatoria. È pericolosissimo parcheggiare, sia per chi usa la rotatoria sia per chi parcheggia. Non si può fare, è contro la legge, e inoltre è sanzionabile con ammende abbastanza pesanti. Quindi, per rendere anche più bella questa zona, invitiamo la cittadinanza a non parcheggiare qui. Ovviamente abbiamo dato, come dire, abbiamo chiesto l'impegno ai vigili urbani di fare più attenzione, e per cui, per evitare di prendere multe molto salate, ricordiamo che all'interno del rotatorio, in particolare in questo punto, non è possibile assolutamente parcheggiare, neppure sostare per alcuni minuti. Però qui siamo nel raggio della rotatoria, qui le macchine che vogliono proseguire verso Pesaro utilizzano questo raggio della curva, e quelle invece che vogliono andare verso l'interno, quindi verso Fossombrone, verso la Falminia, girano attorno alla Fioriera. Però questa è un'area di circolazione, occupando quest'area mezzi anche grossi come camion oppure anche come pullman fanno fatica a proseguire in direzione Pesaro, quindi assolutamente non sostate e non parcheggiate in questa zona. Per le famiglie che il prossimo anno scolastico intendono usufruire del servizio Scuolabus per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dove previsto, dal 2 al 31 di maggio prossimi dovranno farne richiesta al Comune di Fano. Le domande potranno essere inoltrate online collegandosi al sito del Comune di Fano, lo vedete in questo momento in sovraimpressione, oppure inviando una email con posta certificata, quindi una PEC, all'indirizzo Comune di Fano, vedete sotto, comune.fano.iscrizioni@emarche.it, scaricando l'apposito modulo di domanda dal portale del Comune o presentandosi negli uffici del settore servizi educativi. Sempre nel sito del Comune di Fano si potrà scaricare la guida al servizio Scuolabus e le norme per l'utilizzo.
Un altro importante appuntamento per gli uomini della Protezione Civile si è svolto questa mattina a Fano nell'area del Codma di Rosciano. Trecento uomini e una ventina di mezzi provenienti, oltre che dalle Marche, da Lombardia, Abruzzo e Puglia, daranno vita nei prossimi giorni alla prova di soccorso approvata dal Dipartimento di Protezione Civile. Come maggio 2016, anche quest'anno i volontari della Federazione Italiana Ricce Trasmissioni e del Cibi Club Mattei stanno allestendo al Codma di Rosciano la colonna mobile che partirà alla volta dell'Emilia Romagna per allestire il campo vero e proprio. Contrariamente alla volta scorsa, quest'anno il training camp avrà un duplice momento, quello anche della prova generale, con tanto di finti sfollati, ovvero sia gli stessi volontari che arriveranno da mezza Italia per l'allestimento, fungeranno anche da tester. Stiamo preparando il tutto perché nella tarda serata, massimo domattina, andremo a San Giovanni in Persiceto a Bologna. Già stamattina sono partite una squadra di scout, hanno preso contatto alle 8 con il sindaco di San Giovanni in Persiceto che gli ha messo a disposizione un'area, quella che ha nel piano di protezione civile. Mentre noi stiamo caricando il tutto, lo scout sta disegnando su un pezzo di carta come verrà predisposto quel campo. Team radio, team logistica e segreteria e team cucina si coordineranno per dare il meglio e migliorare le prestazioni. E proprio sul fronte delle strutture ci sono degli arrivi nuovi di pacca. Oltre infatti alle strutture che sono già state protagoniste recentemente nelle zone terremotate, al Cibi Club Mattei è arrivata dal Dipartimento una nuova struttura, una cucina da campo versatile e modulabile che può soddisfare le necessità di 300 pasti caldi per volta. E anche questa farà parte della colonna mobile per l'esercitazione. Per il porto di Pesaro ci sono non solo i 3 milioni intercettati anche quest'anno dallo Stato per la sistemazione delle banchine, l'asfaltatura della strada tra i due porti, la videosorveglianza, l'illuminazione, il palancolato per difendere la darsena commerciale dragata, ma abbiamo altri interventi in cartiere nel 2017 grazie a ulteriori 721 mila euro provenienti dal fondo FEAMP. Lo rendono noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore Antonello Delle Noci. I lavori, hanno aggiunto, inizieranno dopo l'estate. L'ispettore capo della Polizia di Stato, Ornella Della Libera, che si occupa anche da tempo ormai di reati sui minori e che ha scritto anche diversi libri sull'argomento, oggi ha incontrato i piccoli studenti di una scuola media di Fano, la scuola media Gandiglio. Si è parlato di legalità e diritti dell'infanzia stamattina alla scuola media Gandiglio di Fano. L'incontro, inserito in un più ampio progetto dal titolo Adotta l'autore, ha lo scopo di promuovere la lettura tra i più giovani e sensibilizzare famiglie ed insegnanti nell'arco dei vari appuntamenti su tematiche sociali molto importanti. Ospite di questa mattina è stata Ornella Della Libera, ispettore capo presso l'autocentro della Polizia di Stato di Napoli e nota scrittrice di romanzi, nonché vincitrice come autrice assieme ad Edoardo Bennato del 45esimo Zecchino d'Oro con la canzone Lo Stelliere. Beh, è un progetto innanzitutto molto interessante perché educa i ragazzi alla lettura, alla cultura della legalità e nello stesso tempo dà la possibilità a noi pubblici ufficiali di intervenire direttamente nelle scuole per parlare di bullismo, cyberbullismo, educazione ai sentimenti, quindi creare un legame tra le istituzioni e la scuola e la famiglia, cosa molto importante perché i ragazzi di oggi stanno prendendo delle brutte pieghe perché la rete purtroppo inghiotte i ragazzini specialmente più piccoli, c'è poca informazione, c'è poca responsabilità da parte dei genitori, c'è una grande volontà delle scuole di voler combattere questo fenomeno. Tema portante dell'incontro, le difficoltà che spesso i nostri bambini incontrano nel diventare adolescenti e la diffusione talvolta di tali disagi sul web tramite il cyberbullismo, cioè attacchi continui e sistematici, soprattutto verso chi sta ancora definendo la propria emotività e coscienza di se stesso. Uno
uno dei momenti finali è l'incontro con l'autore, anzi con l'autrice. Oggi abbiamo incontrato Ornella Della Libera, che è una poliziotta e una scrittrice, per cui è stata l'occasione per parlare del suo libro e in generale della legalità. Fenomeno che troppo spesso non viene denunciato per la paura di compromettere maggiormente la propria situazione, già stupidamente discriminata, ignorando però che questo reato di nuova generazione rappresenta un reato civile e penale ed è quindi perseguibile per legge. Oggi si apre questo appuntamento, si concluderà il 2 di maggio e poi vedrà la nostra scuola anche impegnata su altri fronti, perché alla conclusione di quest'anno scolastico alcune classi, qui c'è un indirizzo musicale, in qualche modo organizzeranno un concerto e aperto anche ai genitori e un po' alla cittadinanza. La tradizionale festa dei lavoratori del 1° di maggio, in programma nella provincia di Pesaro Urbino, quest'anno si terrà a Fano, nei giardini dei passeggi. Tutte le manifestazioni si concentreranno in un'unica festa provinciale che, partendo appunto dalla città della Fortuna, ogni anno si svolgeranno in una città diversa della provincia. In Spagna una scuola di danza fanese ha vinto il prestigioso premio Barcellona Dance Award. Siamo andati a Barcellona quest'anno con le ragazze per un concorso internazionale, il Barcellona Dance Award, e siamo tornati molto soddisfatti per una serie di premi che abbiamo preso. Siamo riusciti ad avere il primo posto nel classico e il primo posto nel moderno, e poi il premio che ci ha fatto più piacere è stato l'award, perché lì lo chiamano così, per la miglior scuola italiana presente. Quindi insomma, è stata una bella soddisfazione per le ragazze. Per le bimbe erano 5 piccoline di 9-10 anni, poi c'erano 6 ragazze di 12 e poi il gruppo delle più grandine che hanno dai 14 ai 16. Quindi proprio anche un'esperienza umana molto bella per tutte le partecipanti. Ho visto non solo per noi, per tutti, c'è stata questa aggregazione che in un momento un po' così difficile del mondo adesso, no? Dove si vedono spesso cose brutte, vedere tutti questi giovani insieme è stato molto bello, ecco. E quindi torniamo a casa contenti, soddisfatti, e insomma Fano si è fatta onore a Scuola Vagano, ma insomma ha avuto risalto e siamo contenti. E mentre l'altro ragazzo che ha curato le coreografie di Moderno, l'insegnante, è Francesco Gattoni, che con le altre 2 coreografie ha vinto il premio di Moderno. È la scuola di danza italiana che ha ottenuto il punteggio migliore ed è Vagano! Allora, torniamo adesso a Pesaro invece, ci ricolleghiamo con l'esterno del Tribunale, con Lino Balestra, perché c'è attesa per la sentenza al processo del delitto di Ismaele Lulli. Allora Lino. Sì, Marco, ancora nulla, la Corte è ancora riunita in Camera di Consiglio, non ci sono neanche i 2 imputati nelle gabbie all'interno dell'aula del Tribunale, e gli avvocati difensivi sono tutti fuori, come i colleghi, come la stampa, come tutti quanti, siamo in attesa appunto di questa sentenza. Ve la volevamo dare in diretta, ma ancora non c'è nessun segnale di uscita della Corte, e quindi attendiamo ancora, probabilmente pochi minuti, però siamo veramente a un'ora molto avanzata, sono oltre 7 ore di Camera di Consiglio, contrariamente a quello che era avvenuto per il processo Ferri, dove dopo 3 ore e mezza, 4, era subito uscita la Corte e aveva dato la sentenza. Qui le cose si stanno prolungando molto, naturalmente questo è il primo grado, quindi sarà ancora un percorso abbastanza lungo, però sicuramente sarà un punto fermo di questa vicenda. Restituiamo la linea allo studio.
Ok, grazie. Allora, per chi ci segue in replica nell'edizione del telegiornale, vi invitiamo a guardare il nostro sito internet occhioalanotizia.it. Il 338 invece 4968250 come sempre è a vostra disposizione per le vostre segnalazioni. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, ci vediamo domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV.